Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e oggi vi parlerò di una nuova piattaforma per vedere film e serie TV gratis in streaming, ma soprattutto in italiano. Prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Questa piattaforma di cui vi parlerò non è nuovissima perché proprio ad ottobre compie un anno, però all'inizio aveva qualche bug, non era proprio il massimo, infatti non ve ne ho mai parlato. Mentre adesso, dopo un po' che la sto provando, ne sono rimasto veramente, veramente soddisfatto. E pensate un po', si può accedere e usufruire dei contenuti senza neanche registrarsi. Pronti a sostituire Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video con una soluzione gratuita? Sto parlando di Pluto TV, una piattaforma sulla quale si possono vedere canali TV in diretta oppure film e serie TV in streaming completamente in italiano e soprattutto gratis. Il sito è molto facile da navigare, non appena atterrati sulla pagina si potranno vedere una serie di canali che la piattaforma ritiene i più visti, sui quali si trova anche il Banco dei Pugni. Adoro veramente un sacco questa serie TV e sono contento di vederla quando e come voglio grazie a Pluto TV. Oltre ai canali più visti, cliccando in alto sulla sinistra, ma anche nella parte centrale, si potrà accedere ai canali TV oppure ai contenuti on demand, ma si potranno anche cercare film e serie TV grazie alla ricerca diretta. Entrando nella sezione dei canali TV, si potranno scorrere tutti quelli disponibili con la programmazione sempre presente ed aggiornata, mentre tra i contenuti on demand ci saranno tutti quelli in primo piano con le diverse novità, per poi passare a tante serie TV, British drama, programmi di intrattenimento e addirittura anime. Per la parte riguardante i film, invece, ci sono tantissimi generi a disposizione, a partire da quelli d'azione, gli horror e i romantici, senza dimenticare quelli comici e i thriller. C'è anche una parte molto interessante dedicata ai reality, oppure la sezione dedicata ai documentari, molto complete con qualche produzione originale. Tra le tante categorie ce n'è una che si chiama Italians Do It Better, al cui interno si trovano film italiani, per poi passare a una sezione dedicata al crime, ai lifestyle e al cinema d'autore. Ultima chicca, la parte dedicata ai film in lingua originale, abbastanza ricca di contenuti interessanti. Ma come fa Pluto TV a garantire tutti questi contenuti completamente gratis? Beh, semplicemente come tante app del settore, ovvero con l'inserimento di pubblicità. Ad un certo punto, infatti, durante la visione di un film, partiranno le classiche pubblicità che durano una manciata di secondi. Stessa cosa per quanto riguarda le serie TV. Tenete ovviamente presente che non ci saranno le serie originali Netflix come Stranger Things, oppure quelle esclusive Prime Video come Il Signore degli Anelli, ma si potranno trovare altri film e serie TV che magari in altre piattaforme sono a pagamento. Con il classico abbonamento, qua invece saranno totalmente gratuite. Per togliervi tutti i dubbi, utilizzate la funzione cerca per poter appunto ricercare quel film o quella serie che vi viene in mente di voler vedere in quel momento. Oltre che sul browser web, si potrà vedere Pluto TV scaricando l'applicazione per Android o Apple, ma anche tramite Android TV e Smart TV Samsung ed LG. Io invece ho la Fire Stick di Amazon e ho scoperto di poter installare Pluto TV anche tramite la chiavetta, quindi una cosa veramente fantastica. La sera attacco la chiavetta Fire Stick con Pluto TV e mi guardo spesso e volentieri il mio amato Banco dei Pugni. Ovviamente tutte queste piattaforme, come anche i contenuti disponibili all'interno dell'app, sono sempre in costante aggiornamento. Poiché l'app non ha tante impostazioni, come vedete è molto semplice da utilizzare, una piccola precisazione sulla qualità video. Non ci sarà infatti la possibilità di scegliere se vedere un contenuto in 720, 1080 o 4K, semplicemente perché l'applicazione, in base alla linea internet disponibile, si regolerà in automatico. La risoluzione massima comunque rimane il Full HD. Beh, io spero di avervi fatto scoprire un nuovo modo per vedere film e serie TV gratis in streaming e in italiano, ma per qualsiasi altro dubbio o domanda, sezione commenti sempre aperta. Buona visione! Ci sono veramente tante alternative alle classiche piattaforme di streaming e ve ne parlo nella playlist dedicata che vi lascio insieme a un video consigliato direttamente da YouTube per voi. Non dimenticatevi anche che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network. Buona visione di film e serie TV in maniera totalmente legale.